Buonasera a tutti, siamo in diretta al canale YouTube e Facebook di Axis Mundi. Saluto subito l'ospite di stasera. Ciao Paolo. Ciao Marco, ciao a tutti, grazie dell'ospitalità. Abbiamo già avuto ospite Paolo l'anno scorso per parlare di un suo libro appunto pubblicato l'anno scorso e lo abbiamo di nuovo ospite stasera per parlare del suo nuovo libro Il risveglio di Neo, uscito per Lindau Edizioni, casa editrice torinese se non sbaglio. È uscito da adesso, proprio settimana scorsa, vero? Sì, il 28, quindi è freschissimo. Bene, allora, prima di iniziare, che vedo che la gente si sta già connettendo, siamo già un bel po', vorrei fare due appunti. Uno, rispondo a Emanuele, che mi ha scritto un commento prima sul canale, che lamentava appunto che non arrivassero le notifiche dei nostri eventi. Io consiglio, oltre di iscriversi al nostro canale, e non lo dico mai queste cose perché non sono un fan di questi annunci, però lo devo dire adesso, di selezionare la campanella, così vi vengono proprio le notifiche per ogni evento. Se ci siete, vi invito a iscrivervi alla newsletter di axismundi.blog, perché ogni volta che facciamo un evento sul canale, il giorno prima lo annunciamo anche sul sito, e quindi vi viene la notifica direttamente alle mail se siete iscritti. Un secondo appunto prima di iniziare, ricordo che sono disponibili le copie del primo paperback pubblicato dalla Axis Mundi Edizioni, un mio saggio sul culto di Apollo. Ringrazio i tantissimi che l'hanno già acquistato, abbiamo già sorpassato la metà delle copie della prima tiratura e quindi grazie veramente di cuore a tutti voi che l'avete già acquistato e che avete dimostrato il vostro interesse. Bene, veniamo a noi allora a questo punto, ritorniamo al nostro ospite Paolo che introduco brevemente. Paolo Riberi si è laureato in filologia e letteratura dell'antichità e in economia per l'Università di Torino, la letteratura cristiana delle origini, è membro della Società Italiana di Storia delle Religioni ed è autore di vari saggi dedicati al mondo dei Vangeli apocrifi e al pensiero degli gnostici, tra cui l'Apocalisse di Adamo, 2013, Maria Maddalena e le altre, 2015, Pillola Rossa o Loggia Nera, 2017, di cui trovate anche la mia recensione su axismundi.blog, L'Apocalisse Gnostica della Luce, 2019, eccolo, Abraxas, La Magia del Tamburo, 2021, scritto a quattro mani con Igor Caputo, anche questo recensito su axismundi.blog, Il Serpente e la Croce 2021, che recensiremo prossimamente nelle prossime settimane, questo è uscito l'anno scorso, e poi autore anche insieme a Giancarlo Genta di Oltre l'Orizzonte, uno studio uscito nel 2019 sul retaggio storico-filosofico della tecnologia occidentale. Bene. Bene, allora io come al solito leggerò un piccolo estratto del nuovo libro appunto che andiamo a presentare stasera, Il risveglio di Neo. Stasera si parla dell'esoterismo del film e della serie di film veramente famosissimo e avremo modo di vedere appunto i collegamenti con le dottrine gnostiche ma anche con diciamo così la fantascienza più che altro distopica diciamo del Novecento anche. Quindi ecco, entriamo subito nel vivo del nostro dialogo con questa citazione. Nel lontano 1999, alla fine del millennio, l'umanità diede vita all'intelligenza artificiale, la cui sinistra coscienza produsse una nuova generazione di macchine. Nei due secoli successivi, le macchine hanno poi sopraffatto l'umanità e annientato ogni testimonianza storica. Per alimentarsi, hanno iniziato a coltivare gli esseri umani, convertendoli a loro insaputa in meri generatori di energia, ancorati a un dispositivo.
È così che ha avuto origine il Matrix, una neurosimulazione interattiva che illude tutti gli individui, fin dalla loro nascita, di trovarsi ancora nel 1999 e li spinge a vivere attivamente al suo interno, producendo energia. No. Grazie a tutti, coloro che già stanno seguendo, siamo già tantissimi. E allora lascio la parola al nostro ospite. La prima domanda che ti voglio fare è come Matrix sfrutta dei temi trattati appunto nella letteratura fantascientifica del Novecento. Più che altro stiamo parlando, come già detto, della letteratura di tipo distopico, quindi George Orwell, in alcuni casi Asimov, forse Franz Herbert, insomma, adesso ci dirai tu gli autori che secondo te richiama il film dei fratelli, poi sorelle Wachowski. Assolutamente. Allora, ti ringrazio, intanto chiedo, si sente, si vede bene, funziona? Benissimo, molto. Benissimo. Perfetto, perfetto. Allora, beh, i temi in Matrix sono tanti. E diciamo che mi piace pensare a Matrix come, Matrix inteso come saga, come tutti e quattro i film, come una struttura stratificata. A livello sicuramente superficiale, ma non per questo più banale, abbiamo un contesto fantascientifico. La saga di Matrix parla di un mondo virtuale e di un contesto, come dicevi tu, distopico, in cui l'uomo si trova a essere inconsapevole, prigioniero di macchine dotate di intelligenza artificiale che in qualche modo hanno creato questa neurosimulazione interattiva che dà il nome appunto alla saga. Bene, e quali sono i riferimenti in ambito fantascientifico? Partiamo dalla base, sicuramente Asimov. Gli antagonisti di questa saga sono le macchine, ossia delle intelligenze artificiali. Si distingue tra intelligenza artificiale debole e intelligenza artificiale forte. Queste sono IA forti in quanto dotate di piena autocoscienza. Quindi sono un po' come i robot di Westworld, se vogliamo. Ma l'idea appunto del robot pienamente autocosciente risale a Asimov, al padre, uno dei padri quantomeno della fantascienza. E Asimov aveva creato un sistema perfetto per evitare che la macchina si rivoltasse contro l'uomo. Abbiamo tre leggi della robotica gerarchicamente ordinate, per cui prima viene l'incolumità dell'uomo e poi l'incolumità del robot, eccetera. Anche se in realtà già in Asimov c'è una legge zero. Una legge zero che ha dei confini laschi, in quanto non è più l'incolumità dell'uomo che precorre l'incolumità della macchina, ma abbiamo l'incolumità dell'umanità che precorre l'incolumità del singolo. E quindi per tutelare, perché è un sistema di deroghe successive, per tutelare l'incolumità, il bene globale dell'umanità, si può derogare al resto. E quindi i robot iniziano a combinarne di ogni sorta. Però in Asimov, tendenzialmente, salvo errori di programmazione, le macchine sono stanno ben al loro posto. Nella saga di Matrix, in realtà più che nella saga di Matrix, nel suo spin-off animato, Animatrix, scopriamo come le macchine si siano rivoltate contro l'uomo perché erano pienamente autocoscienti e basta, hanno subito una serie di abusi tali per cui le hanno portate al contrattacco, ecco, un po' come la rivolta degli schiavi al tempo di Spartaco. Questo è un filo che le registe tracciano. Quindi Asimov sicuramente sì, ma lo scenario è molto più distopico. Se guardiamo alla macchina Asimov, se guardiamo all'uomo prigioniero in una società che è tutta fatta di telecamere che lo controllano, che lo tengono d'occhio, una prigione su scala planetaria, non possiamo che pensare a Orwell, a 1984, e all'idea del Grande Fratello. Quindi in quel caso, ovviamente dietro l'occhio della telecamera c'è un essere umano, non c'è una macchina senziente, ma la suggestione sta nel fatto che ovviamente l'uomo è completamente sorvegliato in ogni aspetto della sua vita. Quindi uno scenario distopico orwelliano che incontra l'intelligenza artificiale di Asimov. E di mezzo poi c'è ancora ovviamente il discorso del cyberpunk e diciamo della neurosimulazione interattiva,
grande mondo virtuale. Il grande mondo virtuale, si potrebbe risalire fino a Platone, ma stiamo parlando di fantascienza e quindi andiamo a Gibson, al Neuromante. La saga del Neuromante sicuramente è la più prossima a Matrix. Questi tre sono tre temi fantascientifici tradizionali, ai quali vorrei accostarne un quarto che in qualche modo mi serve a aprire la porta all'incontro di questa serata, perché nulla è più vicino a Matrix della fantascienza distopica di Philip K. Dick. E questo è curioso, perché allora, ovviamente Philip K. Dick, autore di tantissime cose che avete visto di sicuro, se non altro al cinema, da Blade Runner a Minority Report, a The Man in the High Castle su Amazon Prime, a Total Recall, spero di averle citate tutte, non le citerò mai tutte, ma la cosa importante è qualcosa che non è ancora stato adattato, sia Ubik. Ubik, ma non solo, però Ubik è particolarmente emblematico. In Ubik i protagonisti si trovano prigionieri di un mondo virtuale malevolo, fatto per ingabbiarli, e vivono in una realtà in cui appunto il livello di interazione, la digitalizzazione delle macchine è molto avanzata, al tempo stesso però appunto c'è questa prigione virtuale, c'è il tema del risveglio e dell'uomo che deve risvegliarsi, deve rispondere a un messaggio, una chiamata che lo porta a scappare da questa prigione virtuale. Il wake up Neo che c'è all'inizio, ecco, svegliati Neo, stai sognando, esci fuori da questo mondo virtuale. Ora, perché dicevo che Dick, secondo me, è molto interessante? Perché quegli altri tre, adesso banalizzo, ma giusto per mettere a fuoco, quegli altri tre sono autori di fantascienza. Provocatoriamente, Dick, certo, è un autore di fantascienza anche egli, ma è un autore di fantascienza con delle peculiarità molto forti. Perché se andiamo a prendere l'esegesi, che di fatto è lo Zibaldone, la raccolta dei pensieri liberi di Philip Dick, pubblicata di recente da Fanucci, scopriamo come nelle fonti di Dick, più che la pura fantascienza, i grandi classici da Heinlein appunto a Orwell, Asimov, troviamo piuttosto altre fonti, fonti che non guardano in avanti al futuro, ma guardano al passato. Dick attinge alla sapienza orientale, attinge in ambito occidentale ai Vangeli gnostici e a tante tradizioni iniziatiche e esoteriche. È per questo che siamo qua su Axis Mundi a parlarne, perché ovviamente è una fantascienza, ma è una fantascienza con un retaggio esoterico molto, molto, molto forte. È una fantascienza dickiana. Secondo me, il riferimento principale, Matrix, provocatoriamente, a mio avviso, potrebbe essere una saga nata dalla penna di Dick, se fosse ancora vivo, ecco, perché ha tanti temi, è figlio di Philip Dick al 100%. Un ultimo passaggio, anche se nel libro ne faccio solo una citazione en passant, ma perché mi riprometto di ritornarci in qualcos'altro, va sicuramente non tanto a, adesso abbiamo parlato degli ascendenti, ma a qualcosa che ha un'influenza parallela, ossia Dune di Frank Herbert, perché anche questa è una fantascienza con forti tematiche esoteriche. Quegli altri sono un po', come dire, gli elementi che danno vita al Matrix, no? Matrix, mondo virtuale, macchina, neurosimulazione interattiva, Ubik, prigione. Invece, se andiamo un po' più in profondità di questa stratificazione che tracciavo all'inizio, i temi esoterici del risvegliarsi, del raggiungere uno status di superuomo e di attingere energie profonde, beh, allora sicuramente il riferimento va a Dune. Non so quanto si possa spoilerare, ma voglio dire, sono cose che risalgono almeno al 2003, quindi ci provo, e Dune molto più indietro. Neo, come Paul Atreides, i due protagonisti rispettivamente di Matrix e di Dune, perdono entrambi la vista, ma nel loro perdere la vista acquisiscono una vista superiore, una vista che va al di là della semplice vista visiva. Ecco, non vedono più con gli occhi, ma vedono con lo spirito, tutti e due, con la stessa dinamica. Beh, se non c'è una citazione in questa, ma ho preso un esempio, ovviamente, poi l'evoluzione, i punti di contatto sono infiniti.
Certo, allora, visto che hai già menzionato vari autori e varie opere, ricordo a tutti i nostri spettatori che sul sito axispunti.blog potete trovare un articolo su Ubik di Philip K. Dick scritto da Andrea Casella, un articolo su Cyberpunk scritto da Lorenzo Pennacchi, un articolo su Dune scritto da Daniela Palmieri, che è il primo di una serie che usciranno poi nei prossimi mesi su axismundi.blog, e poi anticipo già subito, che ne parleremo poi dopo, una retrospettiva su David Cronenberg, che è un regista che poi riprende molti di questi temi sul transumanesimo e sulla realtà virtuale, via dicendo, ma comunque avremo modo di parlare. Ritorniamo allora a noi, a questo discorso che abbiamo già iniziato appunto citando questi autori di letteratura fantascientifica e anche qualche film, perché vedo già nei commenti, già il pubblico è molto attivo, che c'è chi cita Westworld, c'è chi cita il Truman Show, e sono entrambe delle opere che tu, di cui tu hai parlato nel libro già menzionato all'inizio della nostra diretta, Pillola Rosso, Loggia Nera. Quindi se qualcuno di voi che state seguendo è interessato particolarmente a leggere le opinioni del nostro ospite su questi film, serie TV, lo rimandiamo anche a questa opera che abbiamo menzionato. Bene, Entro a allora gamba tesa proprio con vai, vai, ma prego, proprio una prego. precisazione di dettaglio. È curioso perché è verissimo, Truman Show ha un sacco di punti di contatto, ma quello che è curioso, che magari non si conosce in tanti, è che Truman Show è un libero adattamento ispirato a Tempo fuori di sesto, breve racconto di Philip Dick. E quindi tutto Certo. torna ai nostri autori principali, ecco, assolutamente. Scusami, ma era No, curioso, mi vai, piaceva anzi, vedere fai come bene, fai Philip Dick è il bene. padre di tutto questo, ecco. Bene, allora, visto che adesso abbiamo anticipato le influenze fantascientifiche, topiche, che influenzare, diciamo, la creazione del mito poiesi di Matrix. E adesso andiamo invece a vedere gli aspetti mitici e tradizionali che a tuo parere hanno influenzato questa mitopoiesi di Matrix. Tu nel tuo libro ti dilunghi molto sul il viaggio dell'eroe, che è una tematica che ha affrontato più di tutti gli altri Joseph Campbell, questo studioso, antropologo e storico delle religioni americano, se non erro. E quindi tu nel libro parli del ruolo di Neo, dell'eletto di Matrix, appunto in parallelismo con questo viaggio dell'eroe di cui parla Campbell, e ti dilunghi molto nel tuo libro a citare le varie scene dei vari film. Io ti chiederei di fare invece un discorso più generale, appunto, sul viaggio dell'eroe di Campbell e perché si adatta così bene al Neo di Matrix. Bene, bene, ti ringrazio. Sicuramente il discorso del ciclo dell'eroe, o meglio del viaggio dell'eroe di Campbell, fa un po' da spina dorsale della mia ricerca per questo motivo. Perché la tesi di fondo che mi sono prefisso di dimostrare in qualche modo con questo libro è come Matrix, prima di essere un film di fantascienza, prima di essere un film più in generale, è un mito contemporaneo. Sappiamo che ogni epoca ha i suoi miti che prendono le loro forme. In antichità i miti erano orali, poi assumono la forma scritta, poi si trasformano ancora, si evolvono linearmente. Bene, Matrix in qualche modo è l'erede di questa tradizione mitica. Allora, Joseph Campbell è uno studioso mitologo americano, quindi non si occupa di cinema, ma si occupa di mitologia antica ed è un comparatista, mette in comparazione tutte le grandi mitologie dell'antichità e sostiene che in qualche modo siano tutte riconducibili, ovviamente con un certo grado di flessibilità, ma questo è scontato, a uno schema archetipale che è quello del viaggio dell'eroe. Ora, la mia tesi, io ho voluto mantenere una posizione agnostica nei confronti delle tesi di Campbell, per quanto personalmente lo dico, mi convincano molto, ma io non vado sostenendo, adesso non entro sul fatto che i miti dei Sumeri coincidano, si avvicinino a quelli indiani, o non lo so, o a quelli mesoamericani, ma quello che mi interessa è il fatto che una certa cinematografia contemporanea, l'ho vista citare in un commento,
una certa cinematografia contemporanea è fortemente influenzata dalle tesi di Campbell. Quindi che cosa accade? Accade un'opera di retroingegneria. Si parte dallo schema del mito così come codificato da questo scrittore e la si va a declinare. Quindi in qualche modo la sceneggiatura di Matrix risente delle tesi di Campbell e della strutturazione delle tesi di Campbell. Matrix, beh, appunto, il cinema campbelliano per eccellenza, si è parlato tantissimo di Star Wars. Star Wars è l'opera più ispirata al mito campbelliano. Per la verità, forse più ancora di Star Wars, a essere influenzato esplicitamente da Campbell e tutto il cinema di Zack Snyder anche. Quindi questo autore poliedrico che si è occupato di un po' di tutto, ecco, da 300 ai supereroi della DC Comics. Però io ritengo che Matrix, allo stesso modo di questi di Lucas e Snyder, le Wachowski siano state nel costruire Matrix fortemente orientate allo schema del viaggio dell'eroe. Adesso, in maniera fortemente analogica e non conforme con i temi, proviamo a far vedere il ciclo. Aspetta che ti metto schermo intero un attimo. Perfetto, ti ringrazio. Allora, prego. Questo è il ciclo del nostro eroe. L'eroe inizia, abbiamo tre macrofasi. La separazione, l'iniziazione oltre la soglia dell'avventura e poi il ritorno. Che cosa fa l'eroe? Se ne va da casa, supera una soglia, compie alcune prove, alcune opere straordinarie che lo portano alla fine dell'iniziazione a combattere un duello finale e a riscattare un tesoro, un dono finale, e poi ritorna, defunto o vittorioso, a casa. Questo è il macro ciclo dell'eroe. Poi abbiamo delle tappe, direi che siamo a posto, abbiamo delle tappe più in dettaglio. La partenza dell'eroe inizia con una chiamata da parte di un araldo. Poi gli viene in aiuto un assistente soprannaturale, perché molto spesso l'eroe non accetta la chiamata dell'araldo. E quindi è restio, per chi ha visto Matrix, magari se ne sta su un cornicione e non accetta di seguire la chiamata di Morpheus, e allora cade in trappola. Un qualche aiutante interviene, lo sottrae alla prigionia, pensiamo al primo Matrix, Trinity, e poi che cosa accade? Poi si varca la soglia dell'avventura, o nel caso di Matrix letteralmente si varca una soglia, la soglia del mondo virtuale. Neo viene estratto fuori dal mondo virtuale e entra nel mondo vero. Dopo questo momento si conclude quindi la fase 1, la fase della separazione da casa, della partenza da casa. E da qua inizia quello che viene definito il sentiero delle prove. Un sentiero su cui l'eroe deve confrontarsi con una figura paterna, Morpheus, con una figura materna, l'oracolo. E poi ancora affronta tutta una serie di prove, di test, che culminano poi con un duello, contro ovviamente la sua nemesi, Smith, e il riscatto di un dono. Quello che io vado a notare non è solo come la trama del primo Matrix segua questa struttura ciclica, ma tutti i film di Matrix formino un ciclo. Il primo ciclo è un ciclo di viaggio verso la luce, è un ciclo di iniziazione. L'eroe, l'uomo diventa eroe. Thomas Anderson diventa l'eletto. Nel secondo ciclo, che invece è formato dai due sequel che vanno visti accostati insieme, perché sono stati prodotti, come dicono negli Stati Uniti, back to back, e sono un primo e un secondo tempo di un unico film, infatti sono usciti in contemporanea quasi nel 2003, a pochi mesi di distanza, quindi Reloaded e Revolutions, abbiamo invece un viaggio apocalittico, ossia lo scontro finale scatologico tra il bene e il male. E tutto è più oscuro, abbiamo una venatura più oscura. Se a fare attraversare la soglia per la prima volta c'era Morpheus, che era un guardiano della soglia buono, che aiuta Neo a attraversare la soglia e venire al di qua, nel secondo caso a custodire la soglia c'è un guardiano malefico, il Merovingio. Il Merovingio, che è un carceriere, è una figura demoniaca, e che custodisce la soglia tenendo prigioniero colui che ha le chiavi della soglia, il fabbricante di chiavi.
e Nero deve sconfiggere il guardiano per passare al di qua. Le prove sono tutte all'insegna dell'oscurità. Anche l'incontro con la Dea Madre, che è di nuovo l'oracolo, è ammantata di presagi funesti. Va di fatto che se il primo si concludeva con il ritorno a casa dell'eroe vittorioso, l'ascesa di Matrix, che chiude il primo film, proprio l'ascensione di Neo, beh, invece in questo secondo caso Neo torna a casa morto. Ma, pur da morto, reca con sé quello che Campbell definisce l'elisir, il talismano, ossia la libertà dell'umanità, che non è una libertà totale dal Matrix, è una libertà, ma ci torneremo, di libero arbitrio. Quindi l'uomo può scegliere se soggiornarci o meno. Bene, allora, vedo che ci sono già le domande, adesso deciderò se leggerle subito o se vedere di inserirle nel discorso. Però volevo subito mettere questo puntino, insomma, su Morpheus. Morpheus, tu parli di Morpheus come un guardiano della soglia, chiaramente. E Morpheus nominalmente richiama Morfeo, che è il dio ellenico del sonno. Ora, è interessante secondo me, perché sembra che tutta la trama di Matrix sia incentrata sulla distinzione, se vogliamo, molto gnostica, tra i cosiddetti dormienti, per usare una terminologia gurdjieffiana, che però risente anche di autori antichi come Eraclito, come Platone, che parlavano appunto dei dormienti come, citando appunto questa immagine mitica di Platone del mito della caverna, sono gli dormienti, sarebbero appunto coloro che sono ancora bloccati in questa simulazione, quindi vedono solo le immagini esteriori di queste, le ombre anzi di questa simulazione, secondo il mito platonico. Ora, è particolarmente interessante a mio parere questo, perché la Matrix appare come una simulazione da cui l'individuo imprigionato si deve svegliare per evadere, e quindi ha senso che il guardiano della soglia, che funge anche da iniziatore dell'eletto, cioè di Neo, è appunto, porta appunto il nome della divinità ellenica del sonno, perché in qualche modo sembra che per evadere da questa simulazione bisogna svegliarsi. E il risveglio è strettamente connesso comunque al superamento della soglia del sonno. Il sonno viene visto come la condizione umana ordinaria, diciamo, no? Che ne pensi? Assolutamente sì. Beh, è sicuramente curioso e provocatorio come Morfeo, dio del sonno, sia la persona che più invita il protagonista al risveglio. E quindi abbiamo proprio una funzione provocatoria, ma perché la missione dell'eletto è una missione messianica, è una missione voluta dagli dèi. E quindi sì, entra in gioco il dio del sonno. Quello che è interessante è che Morfeo in generale, nella mitologia greca, oltre ad essere il dio del sonno, è anche il dio dalle molte forme. Morfè è la forma, è il dio mutaforma, è il dio che cambia continuamente aspetto, ed è proprio su questo tema della magmaticità del cambiare forma che si gioca la saga di Matrix, ecco. Morpheus poi nell'ultimo capitolo della saga torna a rivestire questa funzione, addirittura cambiando proprio di forma, ma quello è un discorso cinematografico, perché l'attore non è potuto tornare, quindi hanno cambiato identità, hanno creato un nuovo Morpheus. Ma il punto è proprio quello dell'immagine che si trasforma, quindi lui è un mago che controlla il mutare degli eventi e guida Neo a uscire dal mondo delle forme per accedere al mondo, visto che si citava Platone, si citava la filosofia antica, al mondo iperuranio. Ecco, questo sicuramente. E quello che è curioso è che il tema del sonno, che giustamente tu hai citato, del sonno e del risveglio, è presente non solo, vedete come si tratta proprio di un mito, prima che di un'opera di fantascienza, non solo nel nome di Morpheus, ma anche dell'astronave di Morpheus, perché l'astronave di Morpheus è la Nabucodonosor. Ora, perché la Nabucodonosor dovrebbe chiamarsi così? Al di là del fatto che Nabucodonosor II, che è quel re di Babilonia, ricordiamo, che ha distrutto il Tempio di Gerusalemme, ha distrutto il Tempio di Gerusalemme, la Bibbia ci dice, in un'epoca in cui Gerusalemme era corrotta, quindi la Gerusalemme da distruggere non è Zion, ma è il Matrix corrotto, la controparte corrotta di Gerusalemme. Beh, Nabucodonosor, tra le altre cose, è famoso per il famoso sogno che Davide interpretò delle quattro ere, appunto. Sì, sì. Eh sì, Nabucodonosor è un re legato al mondo dei sogni, è un re ossessionato dai sogni. Mm-hmm.
si rivolge a Daniele chiedendo, si rivolge a tutti i Daniele, sapienti scusa, di non Davide, Babilonia. Daniele, chiaramente No, sì. Daniele, ma si rivolge a tutti i sapienti di Babilonia perché, e questo è curioso, perché aveva fatto un sogno di cui non ricordava il contenuto e voleva, ne voleva sia la spiegazione sia il ricordo, perché in qualche modo non riusciva c'era qualcosa che, per citare Matrix, stava dietro la sua mente e non sapeva che c'era qualcosa di fuori posto, ma aveva bisogno di un'interpretazione. E l'interpretazione gli giunge da Davide. Scusami, ci sei, Da Daniele. Oggi ti ho Daniele, chiamato da scusa. Daniele. Ed è curiosa questa cosa, perché quindi in qualche modo è sia un custode della soglia, ma sia anche una persona in difficoltà che ha bisogno dell'intervento di un messia. E quindi è sia il mentore di Neo, sia con il procedere della saga, una figura che viene riscattata e salvata da Neo. Allora, benissimo, a questo punto io ti leggerei questa domanda che penso che c'entri col discorso che stiamo facendo, cioè che nella colonna sonora di Matrix vi è questo mantra che, a quanto dice il nostro spettatore, è connesso al concetto induista di Maya, quindi di illusione, di simulazione. Ci puoi dire Certo. qualcosa di più su questo tema? Dunque, nel libro io entro, mi sono soffermato anche appunto proprio sul mondo orientale e sul mondo induista. Il mondo induista è fortemente presente. Questa è sicuramente una citazione molto, molto interessante. Ne aggiungo una ancora più apparente, ancora più appariscente anche per chi non conoscesse la colonna sonora. Una figura fondamentale nella saga di Matrix che acquisisce peso, non è presente nel primo, ma acquisisce peso via via con lo scorrere appunto dei capitoli, è la figura di Sati. Sati che nel mondo induista e anche buddista sono due figure differenti. Nel mondo buddista rappresenta la consapevolezza, la piena consapevolezza. In qualche modo, mi permetto di fare una traduzione culturale, una sorta di gnosis. La conoscenza iniziatica che permette di intraprendere l'ottuplice sentiero del Buddha che conduce alla perfezione. E al tempo stesso è una divinità femminile nel mondo induista. Però vado a bomba sulla domanda. Sicuramente il momento nella saga di Matrix in cui più si affronta questo tema è il momento in cui Neo si trova a accedere alle stanze dell'oracolo, si trova nell'anticamera dell'oracolo e si trova di fronte al cosiddetto dilemma del cucchiaio. Cos'è che si piega, il cucchiaio o la soggettività stessa? E quindi il discorso di Maya della simulazione risale direttamente alla spiritualità mahayana, che è un'epoca successiva, una fase successiva rispetto al buddismo della prima ora, Che è quello coincidentemente. Hinayana Sì, della scuola. assolutamente. No, 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 ed è molto interessante questo, perché è un'epoca in cui intanto si afferma il concetto di Bodhisattva, quindi di quel perfetto che ha completato il suo ciclo di iniziazione, ma non va via, non ascende. Neo alla fine di Matrix, qualcuno potrebbe dirmi, no, Neo ascende, sì, ma non se ne sta nel Nirvana, poi ritorna nel Matrix, oltre che per le esigenze commerciali di fare qualche sequel che fa incassare qualche soldo alla Warner, in maniera un po' più nobile, ritorna giù per riscattare l'intera umanità, proprio come fa il Bodhisattva. E quindi non si sottrae al ciclo dell'esistenza, ma si reimmerge per portare fuori l'umanità, per segnare un percorso, che questo percorso possa essere seguito. Ma secondo questa scuola, che appunto è la scuola del grande carro induista, Buddista. buddista nel mondo indiano, ovviamente il tema principale è quello appunto dell'illusione, della simulazione. Le maggiori scuole appartenenti a questo ramo del buddismo tardo-antico mettono in luce il fatto che la realtà non è altro che non tanto un'illusione, sì, certo, c'è il tema dell'illusione, ma è un'illusione da comprendere bene perché non è la caverna platonica, quindi una realtà illusoria vuota. Oddio, c'è anche questo tema, ma il tema principale è il tema della proiezione della soggettività. Quindi, in qualche modo, la realtà che mi circonda è frutto della proiezione che l'individuo fa sull'esterno.
Ed è proprio il discorso del cucchiaio. Nio non deve cercare di piegare il cucchiaio, ma deve essere lui stesso a farlo, perché piegando se stesso piega il cucchiaio. E solo lì allora appare la virtualità del mondo e si scopre appunto a chiudere l'episodio che il cucchiaio non esiste. Quello sicuramente, poi adesso entro più nel dettaglio all'interno del libro, non voglio perdermi nei dettagli del mondo buddista, però sicuramente la scuola del grande carro buddista tardo-antica è profondamente influenzata e assolutamente anche questo elemento della colonna sonora va in quel senso. Bene, perfetto. Allora, adesso, prima di andare a parlare di altri personaggi topici, diciamo così, della saga di Matrix, volevo leggere anche questo commento di Sergio, che è chiamato Merovingio. Ora, questa domanda a chi meglio che a te posso parlare, visto che tu hai proprio scritto un libro su Maria Maddalena e le altre, no? In questo senso, la stirpe Merovingia, dice Sara, è quella generata dai discendenti di Maria Maddalena, secondo questa leggenda, no? In voga in Francia. Perché in Matrix è vista come una stirpe regale malvagia? Questo Ah, questo è molto interessante. è tosto. Allora, il discorso del tema dei discendenti di Maria Maddalena e della stirpe regale di Cristo è molto presente all'interno dell'iconografia del Palazzo del Merovingio. Infatti ci sono un sacco di allusioni a quello che poi è un mito contemporaneo, che è il priorato di Sion, per gli appassionati del Sacro Graal, il discorso della linea di sangue. Però, perché il Merovingio è un antagonista? Perché è chiamato Merovingio? Allora, qui non siamo tanto a quell'aspetto, ma dobbiamo andare un po' più indietro, un po' più alla base. Chi sono i Merovingi? Sono la prima dinastia dei sovrani francesi prima dell'avvento dei Carolingi. Se torniamo alle reminiscenze scolastiche, erano, perché soprattutto è la scuola che ci trasmette questa immagine, i Rois Fainéants, i re fannulloni. Erano dei re unti da Dio, nati come prescelti, appunto sulla scorta di questa addirittura ascendenza tradizionale che, vabbè, almeno nella vulgata contemporanea li vede poi essere appunto eredi della discendenza di Maria Maddalena, ma c'è un altro dettaglio che dobbiamo mettere a fuoco. I Merovingi con il passare dei secoli diventano, secondo, ribadisco, una vulgata tradizionale, e questo non è un discorso storico. Diventano dei re fannulloni che si distaccano dal potere e lasciano governare i maestri di palazzo al loro posto. L'ultimo sarà poi Pipino il Breve, che in qualche modo subentrerà, si farà riconoscere dal Papa e farà un colpo di mano. Dicevo che non è un discorso storico, perché per la verità, questa è la vulgata, ho detto, ritorniamo ai ricordi scolastici, perché a livello storico le cose furono più complesse di così. Questa è la propaganda carolingia con cui i carolingi, da Carlo Magno in avanti, iniziarono a giustificare la propria legittimità, perché questi di fatto avevano fatto un golpe. Quindi si rendeva necessario spiegare come mai quella stirpe di prima, che era stata unta direttamente da Dio, era stata spodestata, e quindi si va a cercare l'indegnità e l'essere fannulloni. Bene, il Merovingio in Matrix, e questo è un dettaglio fondamentale, poi ci torneremo su questo, ma c'è un dettaglio numerologico. Neo, all'inizio della saga, sta nella stanza 101. 101, 101, dicono gli americani, è proprio il livello base, il livello 1, il livello dell'apprendista. Apprendista che è sulla soglia di intraprendere un viaggio fantastico, fare un viaggio iniziatico straordinario. Quale altra figura è indicata dal 101? Il Merovingio. Quando per la prima volta il Merovingio entra in scena è in un ristorante all'indirizzo, ma è veramente vistoso, cioè non è un dettaglio da poco, all'indirizzo 101, la telecamera ci insiste tantissimo. Quindi, e non solo, sua moglie, tanto per stare su temi mitologici, Persefone, moglie del Merovingio, dice che il Merovingio in origine era esattamente come Neo. Quindi non è un cattivo in origine. Il Merovingio è un prescelto, un potenziale eletto.
Il problema è che diventa pigro, diventa ozioso, ma soprattutto indulge ai piaceri terreni. Adesso non voglio ritornare sui temi gnostici. Lui era come te, dice, esatto. Fu una precedente anomalia eletto. Esattamente. Questo è il punto. Lui poteva essere è un potenziale eletto, è un apprendista, è un 101 come Neo. Infatti c'è l'101 proprio sopra di lui. Però, c'è un però. Lui sceglie la via breve, la via dei piaceri. E infatti lo troviamo come un re ricco. Ricco e che indulge in tutti i piaceri carnali, ovviamente perché è un seduttore, questo ce lo ricordiamo tutti, ma anche nella gola. Lo troviamo, entra in scena al ristorante ed è sempre intento in mille feste, anche feste sotterranee, feste ctoniche, quando lo ritroviamo nel terzo film, e appunto ha questa duplice funzione del re corrotto, del re che ha scelto la via sbagliata e quindi non ha portato a termine l'arte regale diventando un re come Salomone, ma è un re decadente. Quindi, per rispondere alla domanda iniziale, sì. È un Merovingio, ma è un Merovingio di ultima generazione, quelli che di fatto stavano lì a dormire mentre gli arabi attaccavano Poitiers. Bene, Questo allora, è. visto che abbiamo già letto questo commento di Nicola, ne approfitto anche per leggere la domanda che aveva posto qualche minuto fa, che appunto si lega a questo argomento. Lui dice: nel secondo ciclo avviene un depotenziamento del personaggio da eletto ad anomalia. Neo diventa uno come gli altri, come altri prima di lui. Questo nuovo ciclo si conclude idealmente quando il Resurrection ritrova la sua metà. Semplificando e sintetizzando, Nicola interpreta l'intera saga come il passaggio dal mito della caverna a quello dell'ermafrodita. Cosa ci dici di questo argomento? Allora, questo è un argomento veramente interessante, che tra l'altro mi permette di chiudere quello che stavo tracciando all'inizio. Sono tre viaggi dell'eroe. Il primo, il viaggio dell'unico eroe, il Messia. Quindi abbiamo il mito della caverna, che però è declinata in chiave messianica. Neo è l'eroe che fu promesso. Più chiaro di così, proprio guardatevi Matrix, rileggetevi il Vangelo di Luca e troverete un sacco di parallelismi. Poi abbiamo questo secondo ciclo, formato dal secondo e il terzo film, quindi Reloaded e Resurrection, scusate, Reloaded e Revolutions, che formano un unicum. In questo secondo ciclo abbiamo l'introduzione appunto dell'anomalia, perché l'anomalia, anzitutto appunto, non è soltanto, non è un eletto, ma è un'imperfezione del sistema, e abbiamo tante altre anomalie, abbiamo delle ricorrenze cicliche. Lo dice anche il Merovingio. Il Merovingio, quando si trova di fronte al guardiano, cioè Merovingio, quando si erge da guardiano di fronte a Neo, tira fuori una frase molto interessante. Dice: i tuoi predecessori avevano più rispetto. Quindi sono in tanti aver già compiuto questo ciclo dell'eroe. Questo sì, però bisogna dire una cosa: anomalia è il linguaggio con cui le macchine classificano l'eletto, e questo è qualcosa di profondamente gnostico. Vi rimando al Vangelo apocrifo, che è l'Apocalisse di Adamo, no? In cui abbiamo 13 versioni del mito messianico, perché tutti quanti questi demoni che governano la materia sparano la loro sull'identità del Messia e quindi non lo capiscono e lo classificano come anomalia. Sì, Neo diventa uno di tanti, ma attenzione, il racconto è escatologico. La chiave di lettura del primo film è una chiave messianica. Il Messia che fu promesso viene da uomo, realizza la sua natura messianica, si trasforma, libera l'umanità. Nel secondo ciclo, invece, abbiamo la battaglia finale tra il bene e il male, l'escatologia. E nell'escatologia ben sappiamo che un tema ricorrente è quello del ritorno e completamento del viaggio dei precedenti profeti, Messia. Penso ad esempio al ritorno dei due testimoni, i due profeti Elia e Enoch, che nella tradizione giudaica, non avevano concluso la loro missione, perché non erano morti, erano ascesi. Enoch a un certo punto inizia a camminare con Dio e Elia sale al cielo in un carro di fuoco. Bene, i due torneranno, quindi abbiamo un completare la missione, cioè se vogliamo. Sì, si perde un po' l'unicità di Neo, ma cosa ne guadagniamo? Guadagniamo il fatto che Neo è colui che completa il viaggio degli altri. Completa il viaggio degli altri perché gli altri si fermavano alla sorgente, per chi ha visto la saga. Invece, Neo che cosa fa?
Neo va oltre. Neo innesca la battaglia finale e ne esce vittorioso. Morto, ma vittorioso. E questa è, quindi, non è tanto una diminuzione della figura dell'eroe, quanto una sua altra interpretazione. Questo è un eroe che giunge al termine di una tradizione di eroi, ma lui fa quello che finora nessuno era riuscito a fare. Ricordiamoci che tutto questo discorso, questa insistenza sugli eroi precedenti, è un tentativo da parte del malvagio architetto di dire a Neo: e quindi lascia perdere, perché ne sono già passati tanti. Ma Neo è quello che fa quel più uno che porta alla sconfitta del sistema. Veniamo all'ultimo, proprio a bomba, assolutamente sì. Il tema ora in Resurrections è la ierogamia, l'androgino. In qualche modo l'eletto diventa, ma questo conferma ancora una volta la mia impostazione, perché in Campbell in realtà l'eroe non è un eroe singolo, maschile, ma al momento della apoteosi che precede la conquista del dono, diventa un ermafrodito, diventa un essere bisessuale, realizza la perfetta natura che era l'uomo prima della caduta. Questo è presente ovunque, in Platone c'è il mito dell'ermafrodito, ma lo troviamo anche nella tradizione giudaica, maschio e femmina lo creò, poi lo divise. Lo troviamo esplicitamente nel mondo gnostico, dove nell'Apocalisse di Adamo si dice proprio che Adamo ed Eva erano un androgino e vennero divisi in due dal malvagio demiurgo, ma è un tema in realtà pervasivo, perché è l'idea del riacquisto di una perfezione perduta. E quindi sì, in questo caso, in quest'ultimo ciclo, il tema principale, infatti il primo l'ho definito il viaggio verso la luce, il secondo il viaggio apocalittico nelle tenebre, il terzo è un metaviaggio, perché è un viaggio che riflette sui Matrix precedenti. Nel quarto i tre Matrix esistono come oggetto narrativo, ma è un metaviaggio dei due eroi, perché di fatto è un viaggio che porta all'androginia e alla ricongiunzione delle due metà dell'eletto. Sì, anche il mito platonico del maschio e femmina inizialmente uniti e poi appunto separati come due metà richiama questa tematica. Voglio leggere anche questa domanda prima di passare ad altro. E metterla possibilmente anche in relazione con quanto appena detto, cioè il concetto di Artlect di Hugo De Garis, ovvero l'intelletto coscienza artificiale che supererà la capacità umana dando via alla singolarità tecnologica, mi sembra, poi vediamo cosa dici te, insomma, cosa pensi tu, che se da una parte appunto c'è questa idea di una reintegrazione nella sorgente primordiale, quindi di una salvezza, dall'altra parte si potrebbe invece idealmente pensare a questo superamento dell'umanità in sé con questa intelligenza artificiale, quindi un superamento dell'entità umana, però non in positivo, ma in negativo invece. Cosa ne pensi? Allora, io qua poi penso ci torneremo ancora più in dettaglio, ma voglio mettere due paletti molto chiari. È vero il discorso della singolarità tecnologica, ma qui siamo su Animatrix, sui prequel, no? Quindi l'uomo che innova, innova, innova e crea la singolarità tecnologica. Ricordiamoci sempre che la coscienza artificiale in Matrix però è il male. Matrix parte da un modello gnostico, per cui gnostico dualistico, per cui questa singolarità tecnologica rappresenta una dimensione infernale, rappresenta un errore archetipale che ha generato un mondo prigione. Quindi questo intelletto che supererà, assolutamente concordo con l'avvento di questo tipo di concetto, va bene, però ricordiamoci sempre che in Matrix tutto questo è negativo. Mm-hmm. Matrix, torniamo di nuovo al collegamento con Herbert. Anche in Herbert, che per chi non lo sapesse è l'autore di Dune, in Dune abbiamo una fantascienza senza macchine. Perché? Perché in Dune è andato in scena qualcosa di simile a Matrix, la singolarità tecnologica che diventa una minaccia e al che si fa una guerra santa contro le macchine, il jihad butleriano. E questo jihad fa sì che le macchine vengano spazzate via. Ed è esattamente ciò che auspica
ciò che fa da tema conduttore a Matrix. Quello che è interessante è che sia Matrix che Dune postulano un'alternativa a questo tipo di singolarità. La capacità umana non viene superata dalla macchina, infatti, pensiamo a Dune, non ci sono i supercomputer. Che cosa c'è? C'è il mentat, l'uomo che ha trasformato le sue abilità a livello tale, a livello spirituale, esoterico, in modo tale da riuscire a fare cose che solo una macchina poteva fare. Quindi Neo è l'antimacchina, in quanto le sue abilità non consistono nel diventare una macchina egli stesso. Neo non diventa un uomo cibernetico, non diventa un cyborg. Neo diventa un superuomo di luce e di spirito. Quindi si contrappone l'evoluzione verso la singolarità all'evoluzione verso l'interiorità, e quindi un'interiorità luminosa, spirituale. È per questo che dico, sono proprio due le vie di Matrix, quella fantascientifica, ma in contraltare c'è una via esoterica. Infatti Evelyn scrive, ma la variante umana sarà sempre tenente all'infinito, come può una macchina superare l'unicità della singolarità universale? Insomma, il discorso che abbiamo appena fatto, mi pare. Esattamente. Bene, allora a questo punto parliamo anche di altri personaggi che hanno una valenza esoterica. Io volevo soffermarmi soprattutto sull'oracolo, sul software oracolo che è madre di Matrix, e su Trinity. Mm-hmm. Che ne dici? Iniziamo con l'oracolo. Dai. Allora, sull'oracolo, proprio in due parole, è un oracolo, letteralmente, quindi abbiamo una figura tipica della mitologia greca ed è l'oracolo delfico. Infatti all'ingresso della sua stanza troviamo la scritta Temet Noshe, mm-hmm, ossia conosci te stesso, gnosis auton, che è un'esortazione che attraversa tutta la filosofia antica e stava proprio di fronte al tempio delfico, al tempio dell'oracolo per eccellenza dell'antichità a Delfi. Qui abbiamo il Temet Noshe. Quello che è curioso oltretutto è che abbiamo una tenda che Neo supera un velo, una tenda su cui curiosamente ci sono dei simboli massonici, un'aquila a due teste, la dualità anche qua. Neo supera questa tenda e entra a colloquio con l'oracolo. L'oracolo quindi, appunto, in primis è l'oracolo di Delfi, che ha il compito, secondo questa tradizione tardo-cristiana, di scegliere la natura del Messia. Nulla del genere c'era nell'antica Grecia, capite bene, questo non sto neanche a dirlo, nel mondo greco non c'era nessun concetto di messianicità. Ma in retrospettiva nasce l'idea della Sibilla come precursore. Se c'è qualche senese all'ascolto, sa che sul pavimento della cattedrale di Siena ci sono proprio le Sibille come precursore, ma in tante anche tutta la Cappella Sistina, le Sibille sono che cosa? Le figure che hanno preconizzato la venuta del Messia in qualche modo. Bene, il compito dell'oracolo è proprio questo, quindi è un oracolo greco ma riletto in chiave tardo antica, in chiave cristiana, come figura che predice la venuta dell'oracolo e del Messia, dell'eletto, e al tempo stesso lo identifica, lo incorona. Però c'è un terzo aspetto che citavi tu, Marco, che vale la pena almeno spenderci due parole, ed è l'aspetto di madre di Matrix. Quindi oltre a essere l'oracolo, e oltre a essere quindi sia l'oracolo di Delfi che una Sibilla, il nostro oracolo di Matrix è anche e soprattutto Sofia. La Sofia, di nuovo del mito dei Vangeli Apocrifi, che è la madre di Matrix in quanto è quella che contribuisce alla creazione di Matrix. Matrix ha un padre e una madre. Il padre è il malvagio architetto, il demiurgo di Matrix, il carceriere, il costruttore di questa realtà prigione, che però è un costruttore incapace e quindi ha bisogno dell'intervento di una figura che invece fa da avvocato dell'umanità e da difensore dei risvegliati. Se l'altro è il campione dei dormienti, lei è la campionessa dei risvegliati. E questa è Sofia. Sofia che è appunto l'oracolo. Il concetto viene ulteriormente ribadito, dicevo prima, che Sofia è la custode della Gnosis. Bene, come
adepta dell'oracolo, che poi nell'ultimo film viene a sostituire l'oracolo, troviamo Sati, di cui già si è detto. Quindi la sapienza orientale si accosta alla sapienza occidentale. Abbiamo la conoscenza nel senso buddista, ma anche induista del termine, perché Sati compare in entrambi i mondi, e abbiamo l'oracolo delfico, e le due viaggiano insieme. Il discorso che tu hai voluto connettere l'oracolo ovviamente a Delfi, e Delfi deriva dal termine dell'antico greco Delfis, che significa appunto utero, matrice, quindi è lo stesso significato di Matrix praticamente, quindi non sorprende che l'oracolo sia la madre di Matrix, è la matrice della matrice praticamente, no? Per fare un gioco di parole. E invece Assolutamente. Trinity, come si pone in confronto a questo personaggio dell'oracolo? Allora, permettimi di sparare una cannonata a zero alla maggior parte della critica cinematografica, che ovviamente è fatta da persone che non hanno conoscenza della storia. La maggior parte dei critici si ferma alla lettera Trinity, quindi deve essere la Trinità, no? Il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. La differenza è che questa Trinità è interpretata da Carrie Ann Moss, che è una figura femminile. Quindi qualcosa non quadra, non è la Trinità cristiana, perché narrativamente è la controparte femminile di Neo. Come abbiamo detto, è la metà femminile che poi formerà l'androgino. E quindi la chiave di lettura, a mio modesto avviso, è nella triplice dea della tradizione indoeuropea. Qua mi sono rifatto a tutti gli studi sul mondo indoeuropeo, ecco, che vedono una triplice dea ricorrere un po' ovunque nelle culture, appunto, di questa matrice, che ha la triplice natura di madre, di moglie, di strega, oppure appunto, cioè, ha tre differenti identità: la femminilità seducente, la bellezza, al tempo stesso la natura saggia della madre e la natura inquietante e magica della strega. Diciamo che la figura che più ci permette di appunto creare un'identità con Trinity è Ecate. Ecate nel mondo greco è la dea della notte. Non è un caso se la nostra Trinity entra sempre in scena, sia nel primo che nel secondo film, nel cuore della notte. La vediamo all'inizio in una sequenza notturna. All'inizio del secondo entra in scena allo scoccare della mezzanotte, l'ora di Ecate, l'ora delle streghe. Lei è una antimadre, sempre vestita di nero, una divinità che appunto è benigna, ma al tempo stesso non esita a intervenire in maniera anche brutale contro chiunque le si erga contro. Non è un caso se la sua totale antitesi, ossia la sua identità parallela che assume in Matrix Resurrections nel quarto, Tiffany, è una mamma, perché appunto lei è un'antimamma, è una figura oscura che ha queste triplici nature, è appunto molto molto inerente al mondo della magia, la donna forte, oscura, che si erge da sola contro ogni pericolo. E invece la sua perfetta antitesi è una figura che appare in abiti chiari, in pieno giorno, ed è schiava della famiglia. Ha dei figli e un marito che la tengono prigioniera, ma questa è esattamente la sua condizione di prigioniera, da cui si risveglia alla fine del film. E quindi, secondo me, l'identità di Trinity va rintracciata nella Ecate greca e più in generale nella Trifaria Diva di tutto il mondo indoeuropeo. Ecco, qua veramente passo palla, perché sono sicuro che, anzi, sono certo che su Axis Mundi ci sono un sacco di cose sul tema. Sì, se cercate Ecate, lo strumento di ricerca sicuramente trovate un bel po' di articoli. Bene, a questo punto io passerei come argomento al metaverso, a questo concetto di cui tu parli, e nel tuo libro lo metti in relazione con l'opera di Baudrillard. Ci puoi spiegare il perché? Allora, partiamo proprio da un aspetto molto semplice. Baudrillard è un filosofo francese, autore di Simulacri e Simulazione, Simulacra and Simulation.
Perché ho voluto tirare in mezzo la filosofia postmoderna? Ma ho tracciato un viaggio lungo che parte dall'antichità, viene a ritroso, gnosticismo, massoneria, simboli iniziatici di ogni tipo, e arrivo al postmoderno, quindi all'altro ieri. Non è una forzatura, non vado a caccia di lucciole, semplicemente nel primo Matrix viene citato espressamente Baudrillard. In realtà nella sceneggiatura doveva proprio anche esserci una citazione, cioè Morpheus doveva dire a Neo, come nell'opera di Baudrillard, e poi proseguire col discorso sul mondo virtuale. Ma la citazione è presente nel momento in cui Neo ancora è agli inizi, è addormentato nella sua stanza, bussano alla sua porta, choix est du jour, la scelta del giorno, oltretutto, che si presenta da lui e gli chiedono. Poi lo porteranno fuori nella discoteca a incontrare Trinity, ma prima gli chiedono se ha compiuto un hacking che gli era stato richiesto. E lui nasconde i suoi strumenti da hacker in un oggetto che ha la forma di un libro, ma non è un libro. Quindi una sorta di metalibro, un libro inconsistente, e sulla copertina c'è scritto Baudrillard Simulacra and Simulations. Quindi abbiamo una dotta, un elegante richiamo alle tesi di Baudrillard proprio con l'oggetto libro, che però non è un libro, è un simulacro. Bene, Baudrillard che cosa sostiene? Sostiene che in qualche modo esistono vari tipi di simulacro. Esistono dei simulacri buoni, i simboli, simboli a cui corrisponde il reale. E poi esistono dei simboli che si sostituiscono al reale e lo soppiantano e diventano dei simulacri che si sovrascrivono al reale. Baudrillard cita una fiaba di Borges, la fiaba della carta, che, della grande mappa. Quindi abbiamo dei cartografi dell'impero che fanno una mappa uno a uno del territorio imperiale. Nella fiaba di Borges, la carta, dopo un po', con il trascorrere degli anni e il declinare dell'impero, la carta rappresenta ovviamente la sovrastruttura costruita dalla sfera artificiale, viene meno, soccombe e cede lo spazio al territorio sottostante. Baudrillard dice che invece, in epoca contemporanea, nell'epoca postmoderna, sta succedendo l'esatto opposto, ossia questa carta fatta da simboli, da sovrastrutture, sta distruggendo il territorio e le si sta sostituendo. E cosa c'è di più matrixiano di questo, no? Se si può usare l'espressione? Perché in qualche modo il Matrix è proprio un mondo virtuale che si sostituisce al mondo reale. Baudrillard cita proprio un discorso di gusti che si sostituiscono, ovviamente, anche proprio di sensi. Beh, questo è presente anche nel discorso che c'è all'inizio del primo Matrix, quando si parla del gusto di oro cereal. Si dice, ma il gusto di oro cereal in realtà probabilmente è una sovradeterminazione che hanno fatto le macchine, perché come facciamo a sapere qual era il sapore di oro cereal autentico? Siamo nel futuro, questa è tutta una costruzione successiva. Quello che è curioso è che Baudrillard introduce l'elemento di deserto del reale, che purtroppo qualche traduttore italiano un po' sfortunato non ha acchiappato, ma quando Morpheus accoglie Neo al di fuori di Matrix, dice benvenuto in the desert of the real, che è stato tradotto nella tua desertica nuova realtà. Sarebbe il deserto del reale. Quindi abbiamo una citazione dei temi di Baudrillard. Baudrillard che cosa postula? Quattro livelli di simulacri, sempre più forti, sempre più pericolosi e sempre più autonomi, capaci di sovrascrivere la realtà. Questo quarto livello rappresenta il simulacro per eccellenza, il simulacro pericoloso per eccellenza, che lui non usa questa espressione, ma è un mondo che sostituisce il mondo. Quello che è curioso è che in contemporanea, quasi col lancio del quarto capitolo di Matrix, Zuckerberg ha riportato di moda questa espressione parlando dei suoi piani per un metaverso, creando la compagnia Meta, che in questo momento peraltro si ospita, siamo su Facebook. Quindi stiamo parlando di Matrix nel Matrix, questo già è meta a dei livelli indescrivibili, ovviamente. Il tema del meta, del mondo appunto virtuale, illusorio, però per Baudrillard è inevitabile. Baudrillard traccia un destino ineluttabile. La precessione dei simulacri che scavalcano il reale
Per Baudrillard è una sequenza assoluta. I simulacri di primo ordine risalgono all'età antica. In epoca premoderna, quindi in epoca rinascimentale, abbiamo i simulacri di secondo ordine. Quelli di terzo ordine sempre più forti in epoca moderna. E nel futuro, nel postmoderno, avremo l'avvento del metaverso che soppianterà l'uomo, punto e basta. Quindi Matrix, nel citare Baudrillard, oltretutto è curioso perché Baudrillard fu chiamato come consulente dalle Wachowski per i sequel, ma rifiutò dicendo che le Wachowski non avevano capito nulla della sua opera. E le Wachowski rispondono con polemica adesso, perché in realtà non è che non hanno capito nulla. Il punto è un altro. Loro citano Baudrillard, ma lo citano in un'altra chiave, perché loro propongono una prospettiva molto più ottimistica. In qualche modo il linguaggio della macchina può essere combattuto, come dicevamo prima, con un ritorno all'individualità profonda, con un viaggio iniziatico profondo che allontana l'uomo dalla macchina e lo porta a contatto con la sua spiritualità. Lo porta a perdere la vista e acquisire quella vista del vero che corrisponde con i codici luminosi che Neo vede dopo aver perso l'uso degli occhi. Quindi si rinuncia al supporto meccanico ma anche digitale per invece intraprendere un discorso di natura spirituale. Questa distinzione che tu hai posto ovviamente sulla scia del film stesso, tra della serie di film stesso, tra immagine, quindi reale, invece simulacro, quindi fasullo, illusorio, mi pare che emerga molto bene in questa scena che tu citi di Matrix Revolution, in cui l'eroe, cioè Neo, libero da ogni prigionia materiale, ascende insieme a Trinity fino alla visione del sole. E questa immagine del sole contrasta, tu scrivi apertamente, con la successiva comparsa del mainframe delle macchine, che è invece un grottesco dispositivo metallico costruito a imitazione di un sole circondato da raggi. Quindi, a tuo parere, in questi pochi fotogrammi di queste due scene, le registe portano in scena da una parte Dio e dall'altra il Demiurgo, quindi il sole che è platonicamente l'immagine reale, no? Iperuranica, e invece il Demiurgo, il mondo del Demiurgo, che è appunto questa imitazione, simulacro di carattere metallico e che assurge al topos classico della prigionia in cui lo gnostico o comunque più in generale l'essere umano è intrappolato. Trovi che questa immagine sia quella più chiara che possiamo trovare nella serie di Matrix tra l'immagine reale e invece l'immagine illusoria del simulacro? O ce ne sono altre? Assolutamente sì, e vado a espandere il discorso. Allora, in Revolution sappiamo appunto il sole e poi il metasole di metallo, che è un sole finto, di una macchina, un simulacro che imita il sole e che in qualche modo è la quintessenza del male, con cui Neo è chiamato a scendere a patti per salvare l'umanità. E questo sicuramente sì, questo è platonico, questo è gnostico e va bene. Però bisogna aggiungere ancora un tassello, a mio avviso, perché abbiamo, questo che hai fotografato tu è la quintessenza del discorso. Andiamolo a estendere. Nella saga di Matrix i protagonisti non superano mai la cortina di nuvole, si rimane sempre al di sotto del cielo, nel mondo sublunare sotto le nuvole, salvo due episodi, Reloaded e Revolutions 2 e 3. Allora, alla fine di Revolutions abbiamo detto l'astronave di Neo, ancora una volta i temi mitologici sono tantissimi, in questo caso l'astronave si chiama Logos, quindi il verbo che informa il mondo dello spirito, lo conduce oltre la cortina di nubi a vedere alla visione del sole. Un'altra volta Neo aveva attraversato la cortina di nubi all'inizio di Reloaded, ma in questo caso la cortina di nubi non l'aveva attraversata nel mondo reale, l'aveva attraversata nel mondo virtuale. Quindi, posto che quel dualismo che hai tracciato tu, invece andiamo a fare un parallelismo tra due film un po' più distante. Nel mondo reale, se Neo va al di sopra della cortina di nubi, vede il sole.
Nel mondo virtuale, all'inizio, quando va lì sopra della cortina di nubi, vede la luna piena. Quindi il sole e la luna, i due luminari che guidano l'operato dell'uomo. In questo caso, quindi, mentre in quel caso abbiamo una contrapposizione dialettica negativa, quindi la copia che è brutta, è cattiva, è pericolosa, è perniciosa, e il modello che invece è ideale, è perfetto. In questo caso invece abbiamo due fonti luminose che guidano l'uomo in due percorsi. Uno è il percorso luminoso e l'altro è il percorso notturno, ma l'uomo deve percorrere entrambe le realtà e deve seguire la luce di entrambi i luminari. Abbiamo detto, Neo non è un Buddha della prima ora che si sottrae alla realtà e se ne va in Nirvana, ma Neo ritorna a camminare nel mondo oscuro e segue in questo caso la luce della luna. Quando è nel Matrix la luna lo guida, quando è fuori dal Matrix il sole lo guida. Il bianco e il nero, il sole e la luna, evidentemente ci stiamo spostando da una prospettiva gnostica a una prospettiva massonica, perché questi sono i simboli della massoneria. Ogni tempio massonico che si rispetti ha la luce del sole e la luce della luna e un pavimento a scacchi bianchi e neri, e si cammina tra il bianco e il nero, non si va verso il bianco. Si gestiscono entrambe le realtà, si maneggiano entrambe le realtà alla luce dei due luminari. Quindi abbiamo queste due prospettive. Entrambe coesistono. Cioè abbiamo sia la copia negativa, sia la copia invece rappresentata dal mondo mondano da cui non possiamo esimerci. Gli gnostici proponevano una fuga dal mondo. Matrix, così come l'ottica massonica, no. Dice, ritorna nel mondo, fai una bodhisattva e confrontati col mondo ma seguendo la luce della luna. Ma allora fratelli e poi sorelle Wachowski hanno contatti con la massoneria oppure secondo te sono semplicemente citazioni... Un po' così. È una bellissima domanda. Allora, diciamo che io non mi addentro al fatto perché non hanno mai esplicitato una loro adesione alla massoneria, quindi non posso dire che siano membri della massoneria, questo no. Però non sono citazioni di passaggio. È possibile anche da esterno, che abbiano consultato, come ho fatto io, ecco, tutti i testi di riferimento della massoneria, perché veramente questa idea che la massoneria abbia dei segreti va un attimo sfatata. I rituali massonici sono facilmente disponibili in una casa editrice, passando in libreria si trova tutto. Allora, non è solo il ricorrere di uno o due simboli. Abbiamo il ricorrere dell'intera simbologia, dell'intero armamentario della simbologia massonica, che appunto non sta a prefigurare qualche misterioso complotto, ma rappresenta soltanto quello che è il viaggio del massone, ossia il viaggio di trasformazione interiore, di perfezionamento dell'individuo. Neo inizia il suo viaggio nella camera 101, la camera dell'uno, quella dell'apprendista. Il mondo massonico è diviso in tre gradi, no? L'apprendista, il compagno e il maestro. L'apprendista deve fare una serie di viaggi, attraversa i quattro elementi. Prima muore ritualmente, poi attraversa un viaggio di aria, di acqua e di fuoco, proprio come Neo che cade nel tunnel dell'aria, piomba in una pozza d'acqua e viene tirato su verso la luce accecante della Nabucodonosor. Questo tema oltretutto lo trovate, per chi fosse appassionato di Spielberg e di Metaverso, anche in Ready Player One, palesemente, i quattro viaggi, perché prima viaggiano sottoterra e poi fanno aria, acqua e fuoco, anche lì in un'allusione alla massoneria. Non so se Spielberg sia massone, ma il richiamo è proprio a questo complesso di simbologia. E poi abbiamo il secondo grado, che è quello del compagno, che fa cinque viaggi, e proprio così Neo fa cinque prove. No? È costretto prima a affrontare Morpheus combattendo nell'arena come col Kung Fu, poi è chiamato a fare la prova del salto, poi abbiamo tutta una sequenza di prove e tentativi che culminano con l'incontro con l'oracolo. Il terzo grado, questo mi interessa. Abbiamo la camera iniziale 101, che è quella di Neo, ma è anche quella del Merovingio. Il problema è che il Merovingio si ferma lì, Neo va avanti, e Neo arriva in un'altra stanza di hotel, che è la 303. Il mito fondamentale della massoneria consiste nella morte rituale.
del massone che viene ucciso come era stato ucciso l'architetto Hiram, il costruttore del Tempio di Salomone, da tre assassini. Bene, pensate al finale di Matrix, non devo dire altro. Neo viene, subisce un agguato da parte, proprio mentre sta scappando, proprio come Hiram, sta scappando fuori, sta cercando di uscire e viene aggredito all'uscita del Tempio, che qua è Matrix, da tre agenti che ovviamente lo uccidono e poi proprio come Hiram risorge. Tutto il linguaggio massonico viene tradotto alla lettera, cioè il discorso potrebbe continuare, ecco, veramente la simbologia massonica, per esempio, dà forte importanza all'idea della chiave, la chiave che è sfuggita e che deve essere recuperata. Che cosa fa Neo nel secondo film? Va alla ricerca della chiave, del fabbricante di chiavi, chiave che poi è di nuovo smarrita all'inizio del quarto. Ma penso che, e chiudo, il simbolo più forte da questo punto di vista della massoneria è quello della croce e della rosa, no? La tradizione rosa croce, rosicruciana. La tradizione rosicruciana la vediamo nel terzo Matrix, quando Neo prima viene crocifisso, appare la croce sul suo petto e poi cade a terra e vede questa macchina. Diciamo questa che non è il mainframe, è un'altra macchina, e questo bisogna rendersi conto, perché la telecamera ruota e appare quest'altra macchina che per un secondo si trasfigura e assume l'immagine di una rosa che va proprio a sovrapporsi alla croce che c'era stata pochi secondi prima. La croce e la rosa che rappresentano il passaggio definitivo di Neo nello stato di perfezione messianica e anche la sua morte e la sua. Quindi i temi massonici sono tantissimi. Matrix, lo troverete nel libro, è quasi un codice massonico, un viaggio massonico. Basti dire una cosa: come si chiamava il fondatore della massoneria inglese per eccellenza? Anderson. E nel mondo americano? Sì. Thomas Pike. Quindi Thomas Anderson deriva secondo te dall'unione di questi due, dalla fusione di questi due nomi? Penso di sì, non dimenticandoci però che Thomas è anche Tommaso. Tommaso, il Vangelo di Tommaso, Tommaso è quell'apostolo che non si ferma all'apparenza ma vuol vedere, ficca il ditino nella piaga e vede se è virtuale o se è reale. No? È quello più gnostico secondo te tra i Vangeli. Decisamente, perché quella che per il cristianesimo era una condanna, il voler sapere, il voler andare a vedere, per gli gnostici diventa una figura, un motivo di vanto. Infatti gli gnostici attribuiscono a Tommaso uno dei Vangeli più importanti, il Vangelo di Tommaso, che appunto è definito a volte il quinto Vangelo. Il Vangelo di Tommaso esalta Tommaso come la figura che non ha più bisogno di imparare nulla, perché ha capito tutto, e quindi riceve tre parole che sono le tre parole iniziatiche direttamente da Gesù. Ecco, lui è Thomas, ma al tempo stesso, quindi Thomas, stiamo pure sul significato gnostico, però ho detto il mondo gnostico ci conduce alla fuga dal mondo, all'abbandonare tutto. E allora per bilanciare, perché il nostro Thomas però ritorna nel mondo, è anche Anderson che è il fondatore della massoneria, è l'autore delle costituzioni del 1717, però diciamo è una figura fondativa a cui tutto il mondo della massoneria guarda. Com'è. La massoneria non è una figura messianica, ma è una figura di riferimento, ecco. Sì, tu analizzi questa tematica che hai appena menzionato sul... incentrata sulla conoscenza appunto superumana, come si potrebbe dire, quindi le diverse posizioni del cristianesimo e dello gnosticismo nel tuo libro Il Serpente e la Croce, se non ricordo male, mi pare che sia in quel libro che analizzi bene questo argomento. Vedo anche che nei commenti Zuptepi menziona Jupiter Ascending, che tu è un film che tu analizzi in Pillola Rossa e Loggia Nera. C'è un capitolo apposito su questo, o anche su Dark City, adesso mi vengono in mente altri titoli di cui tu parli, che tra l'altro Dark City l'ho visto di recente ed effettivamente ha diversi argomenti che stiamo trattando anche stasera e che è veramente molto interessante anche quel film secondo me. E poi aggiungerei, visto che l'abbiamo menzionato all'inizio, adesso farò un discorso brevissimo io e poi ti darò la parola, su David Cronenberg, perché è un altro regista americano che ha analizzato tutte queste tematiche
distopiche, fantascientifiche, su temi come il metaverso, la simulazione, realtà virtuale, poteri ESP. Penso a film come Videodrome, che è il mio preferito probabilmente suo insieme a Dead Ringers, che però è un po' più psicologico, oppure anche Scanners, in cui appunto si parla di realtà virtuale, si parla di poteri ESP, quindi con diversi richiami anche tra questa battaglia tra il bene e il male, che poi troviamo anche in Videodrome, tra l'altro. Oppure un altro film che si potrebbe menzionare è Existence, in cui appunto i personaggi accedono, grazie a questo device che viene inserito nella schiena, a questa realtà, a questo mondo virtuale, che sembra un po' quel mondo psichedelico che c'è anche nel Pasto Nudo, un altro suo film ispirato al romanzo di Burroughs, William Burroughs. Mi pare che tu, tra i vari film di Cronenberg, sia particolarmente fissato proprio con Existence tra tutti, quindi ti lascerei la parola brevemente su questo tema, sui rapporti tra Cronenberg, in particolare tra Existence di Cronenberg e la saga di Matrix. Allora, io penso che ci sia una qualche forte valenza nelle date, nei momenti in cui le cose vengono all'esistenza. Dobbiamo collocare sempre tutto a livello storico. Non è un caso se Existence, lo dico proprio all'inizio del Risveglio di Neo, è uscito nelle sale nel 1999, proprio come primo Matrix. Mm-hmm. Non è un caso, perché citavi prima Dark City, pure quello è uscito in quegli anni, pure quello è uscito nel 99, Truman Show nel 98. C'è una esplosione a fronte della fine del millennio di ansia. Sì, sì, col Millennium Bugs e tutte queste storie, no? Sì, la fine del millennio. C'è proprio questa ansia spasmodica nei confronti del mondo virtuale, dell'avvento. Il tema che ci tratta tutto appunto del Millennium Bug è fondamentale, è quello che in qualche modo agita l'inconscio collettivo di quegli anni. Mi piace il fatto che torni a citarlo anche adesso, questo ci fa riflettere sull'epoca di crisi che stiamo attraversando, ma questo veramente lo lascio come riflessione sotterranea e vado a Cronenberg. Allora, sicuramente da un punto di vista dell'estetica, ma anche del concetto, abbiamo tanti temi in comune. Ricordiamoci che lo spinotto nella schiena, al di là del fatto che sta un po' più giù, è esattamente lo stesso di Matrix. Anche nel Matrix si accede con uno spinotto, che in qualche modo collega l'uomo a questa realtà aumentata, questa realtà digitale. Però, quindi abbiamo il tema della realtà virtuale, abbiamo il tema della difficoltà del distinguere il reale dal virtuale. Infatti, tutta la trama di Existence è giocata sul tentativo di capire se si è usciti dal videogioco interattivo o se si è ancora dentro. Quindi il tema di fondo è il medesimo, però le direzioni sono due diverse, perché Matrix intraprende, diciamo prima, un sentiero orientato al passato, a un ritorno al passato e un ritorno alla spiritualità, no? La via, per citare Dune, di nuovo, dei Mentat, delle Bene Gesserit, quindi dell'uomo che non ha bisogno di altro se non delle proprie energie interiori. Neo non acquisisce nessun tratto legato al mondo delle macchine. L'unico tratto che acquisisce, ma è un oggetto rituale, ancora una volta legato al mondo della massoneria, è la cosiddetta benda sugli occhi. Cioè, di là levano la benda sugli occhi, di qua si aggiungono gli occhiali da sole. Occhiali da sole che servono proprio a riparare dalla visione diretta della luce. Però Neo rimane un uomo al 100%. E su questo si insiste tanto in tante scene, anche proprio durante la sequenza del rave party sciamanico del secondo, no? In cui c'è questo amplesso tra lui e Trinity, accompagnato da questa musica estatica che in qualche modo lo connota proprio in modo molto forte come essere umano al 100%. Invece nel mondo di Cronenberg, penso proprio a Existence, l'uomo in qualche modo si ibrida con la macchina. L'uomo approda una prospettiva transumanista per cui di fatto la via non è quella dell'allontanarsi dalla macchina e del combatterla, ma è quella dell'ibridarsi. Abbiamo delle armi biologiche che però al tempo stesso sono meccaniche. Abbiamo veramente un tema di osmosi tra uomo e macchina, e se vogliamo andare in chiave filosofica, perché poi è questo che ci propone Cronenberg, di uomo che
entra in comunione con la materia. Un altro film che, per carità, in apparenza c'entra poco, però secondo me qualcosa da dirci può anche essere Crash, no? L'uomo che prova questa attrazione viscerale verso la materia, intesa come la macchina, la tecnologia, addirittura il rottame fumante. L'uomo di Cronenberg si trasforma, e lo aspetto con ansia, perché ovviamente Cronenberg sta tornando con Crimes of the Future. Bravo, lo stavo per nominare io, esatto. L'uomo va verso la trasformazione, va verso la evoluzione di se stesso avvalendosi della macchina e avvalendosi, se non sbaglio c'è proprio questa frase nel trailer, di la chirurgia è il nuovo sexy, no? Cioè quello che è l'intervento anche in Crash c'è questo tema, no? che l'uomo diventa sessualmente piacente solo se c'è una modifica in qualche modo, no, connessa, come dici tu, alla materia, però anche, non so, mi pare che in Crash si faccia proprio riferimento agli incidenti, quindi anche una sorta di fusione tra il corpo umano e la materia metallica delle macchine in seguito a degli incidenti. C'è questa idea dell'incidente, anche in Videodrome, per esempio, la nuova carne appunto nascerebbe, secondo la trama del film, in seguito a un incidente, in questo caso cerebrale, cioè guardando questo canale 83... questa nuova carne che si viene a formare, che in realtà è un tumore praticamente, come viene detto nel film, però appunto questo tumore ci porta il corpo umano, in particolare il cervello, però anche poi l'intero corpo, a mutare. Quindi c'è una mutazione antropologica e anche ontologica proprio, in cui l'essere umano si dirige verso un cambiamento appunto di questo tipo, però come dici tu è un cambiamento verso il basso, in qualche modo è demoniaco. Infatti su Axis Mundi trovate un articolo di Roberto Siconolfi, una retrospettiva su tutto il cinema di Cronenberg, intitolato Il demone nella materia, quindi c'è questa idea proprio demoniaca in qualche senso, no? Sì, ed è molto curioso, è affascinante il pensiero di Cronenberg, perché va totalmente controcorrente a secoli e secoli di idea per cui sostanzialmente il carro platonico... si è sempre detto che appunto questo carro del Fedone, no, col cavallo bianco e il cavallo nero, per definizione bisogna alimentare il cavallo nero e portare l'uomo verso l'alto, verso la spiritualità e allontanarlo dalla macchina. Neo fa un viaggio di fuga verso le macchine, fuga dalle macchine. Cronenberg invece postula l'opposto, ma questo non è un pensiero isolato. Cronenberg proprio traccia un'altra via, dice l'uomo deve abbracciare il demiurgo gnostico e abbracciare la sua natura materiale, perché in qualche modo l'uomo è un essere di materia, non deve scappare, illudersi, ma deve abbracciare la sua natura più viscerale, e questo lo porta a riconoscere la sua vera natura, perché alla fine Cronenberg però dà una sensazione molto materialista, almeno da Existence è quello che ne ho tratto, no? L'idea che in qualche modo anche questa realtà virtuale è una realtà artefatta, costruita dall'uomo, ma che non viene condannata, non rappresenta un male di per sé. Questo è l'elemento fondamentale. Il Matrix è la matrice. Matrice che è presente nell'Apocalisse gnostica della luce, una delle opere che citavo prima, ed è una prigione di fumo e vapore. Quindi è una gabbia cattiva, mutevole, cangiante, in cui l'uomo è imprigionato e da cui l'uomo deve scappare, è un incubo. Poi mi viene in mente un altro film che si potrebbe citare, è Si vivono di Carpenter, in cui la vita è simulazione e dietro la simulazione, appunto grazie a questi occhiali da sole particolari, si vede il significato intimo dietro ogni azione, dietro ogni invito anche che ci fa, no, il governo, eccetera, i mass media. Anche di questo sarebbe interessante fare un richiamo. Eh sì, questo ti ringrazio, perché effettivamente lo volevo dire, poi mi stava sfuggendo. Gli occhiali da sole sono gli stessi occhiali da sole di Matrix. Hanno, sì, chiaro. Proprio, c'è una citazione molto elegante qui di Matrix, che va riprendendo il tema del vedere davvero, della vera visione, a uscire dalla matrice, che appunto nei Vangeli gnostici era la prigione di fumo.
e quindi con questi occhiali l'uomo vede, nel caso di Essi vivono, gli alieni che stanno dietro l'uomo, i mostri che stanno dietro l'uomo, gli arconti che camminano in mezzo all'uomo. Che è un tema, ancora una volta, questa sera io voglio bombardare su questo, ma perché ritengo sia fondamentale, è un tema di Chiano, perché in Dick c'è proprio l'idea di The Empire Never Ended, ossia il fatto che questa prigionia, che già risale al tempo dell'impero romano, non si sia mai interrotta. La trilogia di Miles in Dick. Anche il nostro spettatore Nicola commenta, molto prima di Cronenberg, Philip K. Dick ha avuto una visione di questo tipo e poi l'ha saputa, no, l'ha saputa mostrare nella sua letteratura. E Everin invece commenta: solo un aumento di illusione di controllare la vita e vincere la morte, ma non è la strada dell'evoluzione. Effettivamente, a mio parere, poi adesso sento cosa ne pensi tu, anche nel cinema di Cronenberg, sotto sotto si vede comunque che ogni scelta di questo tipo è destinata a portare disperazione. O addirittura, come ho già detto prima, essere assorbito da forze demoniache. Quindi è vero che Cronenberg è molto appassionato di queste, anche dell'aspetto grafico di questa questione, però c'è sempre anche in Cronenberg un'idea comunque di che questa non è una vera e propria evoluzione, ma anzi è un trascinare l'individuo umano verso il basso, allontanarlo da una spiritualità vera e propria, a mio parere. È vero, è vero. Cioè abbiamo comunque una. Cioè diciamo che forse entrambi postulano la stessa cosa, ma in due direzioni diverse. Matrix viaggia verso l'alto per farci vedere quanto è luminosa la luce. Cronenberg definisce per negazione, si immerge proprio nel fango delle tenebre, però le storie di Cronenberg, come dici bene, non sono storie a lieto fine. Ciononostante è indubbio che Cronenberg. Cioè, no, è ambiguo, è fortemente ambiguo. Almeno io anche da Crash ne ho cavata questa sensazione. Ho avuto la fortuna tra l'altro, di vederlo e mi ritengo privilegiato perché ho visto Crash molto di recente al Festival di Venezia con David Cronenberg a tre passi in sala. E lui ha proprio dato questa chiave di lettura, no? Ci diceva del fatto che in qualche modo lui intende mantenere una prospettiva neutra. Vuol far emergere tutti i rischi del caso, ma lui non condanna la macchina, cioè in qualche modo ha un aspetto fortemente dualistico anche il suo pensiero, cioè in qualche modo c'è un fascino che lui non nega, ma al tempo stesso non esalta. Ecco, Cronenberg è veramente un autore affascinante che meriterebbe di essere veramente approfondito, anche portato in confronto con queste tematiche gnostiche, perché fa il viaggio opposto dello gnostico, ma come dici tu, no, non si sogna di postulare la salvezza e la via indolore attraverso la materialità. Però al tempo stesso risente della fascinazione di questo tipo di evoluzione. E poi chiaramente appunto l'intervento di Evelyn è molto condivisibile, però bisogna mettere in conto che qua siamo nella sfera delle opinioni. Quindi Cronenberg rappresenta un'opinione differente ma ben argomentata, molto affascinante. E quindi di sicuro Cronenberg e Matrix andrebbero accostati. Confesso, non l'ho fatto nel libro, ma per carità, voglio dire, c'è sempre spazio e questa sera mi sta dando un sacco di spunti di riflessione in tal senso. No, sì, vedo che il pubblico interviene con domande molto mirate e insomma che presuppongono anche un certo livello di, no, di preparazione anche esoterica, volendo. E c'è anche alcuni spettatori che menzionano film giapponesi, quindi vorrei lasciarti la parola anche su questi, se li conosci brevemente proprio, Tetsuo e Iron Man. No, anzi, lo stesso, Tetsuo the Iron Man. Ok, no, personalmente confesso non ho problemi a confessare la mia ignoranza sul tema, però bisogna dire che nel mondo giapponese effettivamente un certo tipo di tematica dualistica gnostica, penso ad esempio a Evangelion, la saga di Evangelion, è molto presente, pervasiva, ecco, effettivamente bisognerebbe proprio mettere mano a questo mondo perché anche lì troviamo tantissime tematiche. Io molto superficialmente, ma perché confesso la mia veramente ignoranza in questo campo, mi ero addentrato, ecco, Il assolutamente, computer questo centrale, questo è un commento che ha fatto Buddy prima. è il mio. E mi piace anche citare un'altra opera che viene dal mondo orientale, che è Ghost in the Shell. Sì. Io
cito queste due, ma veramente non ho problemi a mettere avanti le mani perché conosco queste due. Però è indubbio che ci sia tutto un filone che riflette su questi temi. In questo caso è un pensiero fortemente occidentale, perché non deriva dal mondo induista, orientale, cioè, deriva dalla chiave di lettura più greca, platonica, che è assorta a Occidente e poi da Occidente passa a Oriente, proprio con l'incontro tra cultura americana e cultura giapponese. E il Giappone, da questo punto di vista, ma mi hanno fatto notare in tanti, ho già provato a farci luce, ma meriterebbe anche qua veramente più approfondimento. Si immerge in profondità in queste tematiche gnostiche. Faccio una considerazione veramente banale e superficiale, ma penso non sia un caso se nei codici che stanno scorrendo anche dietro di noi, se andassimo a zoomare, il Matrix è fatto anche da codici giapponesi, proprio il linguaggio di Ma Matrix. questo non lo sapevo. Sì, no, ci sono dei tratti giapponesi di mezzo, cioè, c'è di tutto, ma ci sono anche alcuni codici giapponesi. So che avevano chiesto ai Wachowski e la risposta era stata assolutamente: vogliamo anche alludere al mondo giapponese. Del resto, se ci pensate, la stessa scelta di fare un prequel animato, Animatrix, utilizza in più occasioni anche un'estetica che richiama il mondo orientale, ecco, questo senza dubbio. Certo. Qua vengono nominati anche altri film come Oltre a Ghost in the Shell, credo che siano altri film di animazione, sì, Stellar Experiments Lane, Pure Nausicaa, io qua mi limito a leggerli perché non li ho visti a parte Ghost in the Shell, però li proponiamo a pubblico nel caso siano interessati. Eva è imprecisa, certo l'osservatore non giudica, le mie considerazioni sono in relazione a quello che si prospetta nel prossimo futuro. Io sono d'accordo con te, Evelyn, anzi non solo nel prossimo futuro, ma anche già nel presente, anche da qualche anno, insomma. È chiaro che il mondo verso cui stiamo andando, soprattutto come dici bene tu con Meta di Zuckerberg, è chiaro che non promette nulla di buono da questo punto di vista esoterico, quando si parla di intelligenza artificiale, di tematiche gnostiche come quelle di stasera. Io mi rifaccio su questi argomenti principalmente a Ernest Jünger, quindi al Muro del Tempo, all'Anarca, al Trattato del Ribelle, oppure anche a Spengler, cioè autore dell'Uomo e la Macchina, in cui già più di un secolo fa. In un mondo in cui la realtà allargata del tipo meta non era neanche lontanamente immaginabile, già Spengler aveva capito come l'intelligenza artificiale delle macchine avrebbero potuto sottomettere l'uomo e non viceversa. E tra l'altro è anche un pensiero che ebbe Lovecraft, che soprattutto nelle sue lettere aveva espresso con convinzione, cioè che la macchina, l'intelligenza artificiale inizialmente è al servizio dell'umanità, però è un attimo che diventa l'uomo a servizio dell'intelligenza artificiale. Questo a me sembra una verità lapalissiana, cioè mi sembra impossibile da negare, ecco. Assolutamente, assolutamente. Mi associo anche proprio tornando al commento di Evelyn a questo discorso. Sicuramente le tempistiche ci impongono questa riflessione. Cioè, questa serata è quanto mai attuale, lo è molto più attuale di quanto non sarebbe stata 10 anni fa. Infatti, mi ricordo appunto anche in un convegno in cui tu e Marco eri ospite insieme a me quando parlammo di metapolitica, di contestazione del reale. Notavamo come proprio nel 99 c'è stato un picco di film di questo tipo e ora questo tema ritorna a bomba proprio come al tempo di Lovecraft c'erano questo tipo di istanze, però ora queste istanze si addensano, si sono addensate nel 99 e ora ecco i tempi sono maturi pure di recente, cioè io mi sono reso conto che Pillola Rossa andrebbe aggiornato perché poco dopo essere uscito il saggio, c'è stato di nuovo un profluvio di temi gnostici. Citavo prima Ready Player One. Se qualcuno ama anche il mondo delle serie TV, butto lì dei titoli: Altered Carbon, DOA, Dark, tutte realtà. Beh, poi ovviamente quello invece sono riuscito a includerlo facendoci le noti, no? C'è anche la terza stagione di Twin Di Twin Peaks. Peaks, sì. Abbiamo veramente un riemergere di questi temi che stanno tornando di profonda attualità, ecco.
Secondo me i tempi sì, sono maturi per questa riflessione, lo dico da gnostico e da persona che scrive di gnosticismo, non dimentichiamocela però la via di Cronenberg, perché è affascinante, secondo me qualche riflessione la impone, ecco, perché comunque il fascino che deriva da questo mondo lo sentiamo un po' tutti, cioè c'è Certo. poco da fare, ecco. E poi comunque in Matrix, come abbiamo già sottolineato largamente, mi sembra di dover concludere con questa osservazione. Le macchine servono da maschera degli arconti, per così dire, se vogliamo leggere in un senso gnostico, cioè gli arconti, queste divinità demoniache, per così dire, si nutrono dell'umanità tramite le macchine, no? Insomma, è il modo che usano per sottrarre energie vitali e mantenersi in vita grazie appunto a queste energie. Quindi è Assolutamente. proprio un aggiornamento di temi gnostici antichi con una maschera moderna, ecco, mi sembra. Assolutamente. Ampliati però di tutto quel discorso mitologico che facevamo all'inizio, ampliati di stanze massoniche. In qualche modo Matrix rappresenta un DNA della mitologia umana, aggiornata alle istanze recentissime, perché l'eroe di Campbell, di cui parla Campbell, ma anche il Vangelo gnostico, ma anche il rituale massonico non avevano ancora messo in conto il metaverso. E quindi questo è l'eroe che giunge alla soglia del metaverso. Questa è la chiave con cui ho cercato di analizzare Matrix, che vi invito a seguire, dando anche appunto una lettura al libro, perché penso che possa offrire qualche spunto di riflessione. Ecco, al di là di, cioè, proprio questa sera ovviamente abbiamo scalpito la superficie, suscitato dibattito, ma vi rimando veramente al risveglio di Nio, che trovate edito da Lindau per approfondimenti. Ecco. Però appunto penso assolutamente che il tema sia un po' Allora, ricordiamo che il testo è acquistabile su tutti i circuiti principali, quindi BS, Amazon, Feltrinelli, Mondadori, via dicendo, sul sito stesso della Lindau, no? Anche. sì, assolutamente. Do due riferimenti geografici, visto che la prossima settimana, giovedì prossimo, presenterò questo libro con due librerie in diretta streaming. E quindi mi piace citare queste due librerie per chi è di Torino e di Milano. Per i torinesi, poi, lo trovate su ordinazione dovunque, ma per i torinesi a Retusa, Libreria Esoterica Retusa. E per i milanesi, Libreria Esoterica di Milano. Sono due librerie che si sono interessate proprio a questo progetto fin dalla sua genesi, quindi mi fa piacere citare perché oltretutto lo ospiteranno proprio come sta succedendo questa sera, e quindi se così compratelo, io devo essere super partes, quindi compratelo dove volete, ma se qualcuno vuole sostenere appunto, a acquistare direttamente il libro, se siete di Torino o di Milano, vi rimando lì. Ecco, Certo, ci mancherebbe. È giusto comprare anche dalle librerie fisiche quando se ne ha l'opportunità, appunto. Allora, ti ringrazio di questa bellissima chiacchierata. Il tempo è volato, il pubblico è stato molto attivo, ha fatto delle domande molto pertinenti e molto anche, appunto, che, come ho già detto, che presuppongono un interesse e anche una preparazione non da poco, insomma. Quindi sono molto contento di queste dirette che abbiamo fatto e di come anche siamo riusciti a unire il nostro dialogo con le domande interrogativi, ma anche i ragionamenti proprio, non solo le domande del pubblico. Quindi veramente grazie a tutti di questa bella conversazione e di questi vostri interventi. Ringrazio Evelyn che ha fatto degli interventi molto pertinenti. Grazie Ringrazio Nicola, Johan, tutti gli altri che ha fatto Sara. Ringrazio soprattutto te, Paolo, che è sempre un piacere averti ospite. a te. Non so, io ringraziare tutti voi che state seguendo, perché veramente è stato molto molto bello fare una presentazione di questo tipo con un pubblico così partecipativo, così interessato e così veramente. Mi auguro proprio di essere riuscito a comunicare, ma nel caso appunto vi rimando anche al libro per qualsiasi dubbio, perplessità, perché veramente è stata una serata magica da questo punto di vista. Sono saltati fuori un sacco di temi che per primo, cioè non so se siamo riusciti a stimolare voi,
capovolgo, sicuramente voi siete riusciti a stimolare me perché mi avete posto veramente un sacco di domande. Grazie a te Marco, davvero, perché hai creato un'alchimia pazzesca. Grazie, grazie Paolo. Chiedono se ci sarà registrazione. Come tutte le nostre dirette, il video rimarrà disponibile per la visione sul canale YouTube di Axispundi e anche sulla pagina Facebook. Sul canale YouTube è un po' più comodo da andare a ritrovarlo, perché sulla pagina Facebook con tutti i 1000 post passa poi un po' in sordina tra qualche giorno. Quindi io vi consiglio sempre di andare a visionarli sul profilo YouTube e anche di lasciare commenti che sono anche un po' più. Si può creare più una discussione anche a conferenza finita, diretta finita. Grazie Zuptepi, come sempre, fedelissimo. Grazie Nicola, grazie. Spero ci sia un'occasione di una serata completa su Twin Peaks. Questo lo terremo sicuramente in mente perché anche io sono un grande appassionato. Anche sul sito di Axis Mundi trovate diversi contributi, articoli, di cui uno mio su Twin Peaks. Quindi assolutamente, questo è un argomento che potremmo trattare. Grazie, Tea. Grazie. E allora direi che possiamo salutare il nostro pubblico. Prima di salutarvi, vi ricordo brevemente per i prossimi appuntamenti sui nostri canali, per le video dirette. Come ho già anticipato, ne faremo da qui a giugno un paio con le Mediterranee, oltre a quella che abbiamo fatto la scorsa settimana, con il professor Nuccio Danna su Pitagora e Pitagorismo. Su Cicortas, curatore della nuova edizione, con Cicortas, anzi, curatore della nuova edizione di Dazzle Mostis a Gengis Khan di Mircea Eliade, e poi avremo anche ospite nelle prossime settimane, di nuovo ospite, perché abbiamo già avuto Paolo Dolzan, che so che è uno studioso, un ricercatore che molti di voi che ci seguono ammirano, e io sono contentissimo di averlo di nuovo ospite, perché sono veramente contento perché è uno dei, secondo me, dei ricercatori di questi argomenti esoterici più seri che abbiamo in Italia al giorno d'oggi, quindi sarà veramente un piacere averlo di nuovo ospite. Grazie Nicolò, grazie, complimenti Marco all'ospite e soprattutto grazie a te Paolo di essere stato qui con noi. Mi auguro che questa diretta porti anche qualche vendita in più al libro, che non fa mai male, e mi auguro anche che sempre più gente si avvicina a questi argomenti, anche tramite la cinematografia, che comunque non è cosa da poco, anche avvicinarsi tramite il cinema a questi argomenti. Assolutamente. Mi Grazie. ascolto l'auspicio, ecco, assolutamente, questo sì. Grazie ancora, caro Paolo, è stato veramente un piacere. Saluto Grazie. tutti e ci vediamo alla prossima. Buona Ciao a serata. tutti e buonanotte.